Guarda che ci facciamo spesso. Allora, ci siamo. Prendiamo spunto da un post che è uscito oggi del Sunas, che credo abbia visto anche Sabrina, Sì, già. delle riflessioni che faceva Sabrina. Allora, partirei prima. Io avevo due domande, Sabri. Mi sembra che tu sia molto focalizzata su una e forse io più sull'altra. Quindi, se vuoi, ci dividiamo un po' in questo senso e sentiamo cosa ne pensano gli altri. Ah, una domanda che mi sembrava che era quella che ti facevi tu, vedendo anche che cosa sta facendo l'Ordine degli Psicologi della Lombardia, se non ho capito male, per gli psicologi è che cosa sta facendo il nostro ordine in termini ampi, credo, regionale, nazionale, per gli assistenti sociali. La mia domanda è che cosa sta facendo l'ordine in termini generali, regionali e nazionali Certo. per rendere visibile il lavoro degli assistenti sociali in questa situazione? Perché mi sembrano due sfaccettature, entrambe, da una parte cosa fa per la professione internamente e cosa fa per renderla visibile, comprensibile, come dire, darle il valore che ha questa professione, anche in questo momento di crisi. Hai voglia di partire tu? Sì, facciamo prima un attimo un cappello. Allora, anche perché si interfacciano le persone che seguono me, seguono te, è una cosa che diciamo sempre, tu hai una grossa fetta di professionisti, io ce ne ho molto meno, è tutta una parte più di genitori e di altro, in qualche modo non categorizziamo. E io li ho invitati lo stesso perché secondo me il remind è... Siccome molti delle persone che mi seguono hanno a che fare con gli assistenti sociali, Certo. era dire ascoltate per capire anche dei pezzi di lavoro che poi ricadono su di voi in maniera indiretta. Questo è importante. Io e Elena non lavoriamo insieme, perché questa è una domanda che mi viene sempre fatta, da un punto di vista, di cappello istituzionale, no? Io ho la mia partita IVA, Elena la sua. Ma noi ci interfacciamo e ci intersechiamo tantissimo, e questo è quello che io e Elena continuiamo a dire rappresenta l'essere una comunità professionale, che è l'oggetto poi del lavoro di oggi. Questo è uno contro le malelingue del fatto che due che lavorano a 15 km di distanza non abbiano paura, pur occupandosi entrambe della stessa cosa, di fregarsi i clienti. No, anzi, Primo. anzi. Primo, per cui c'è una gratuità del dare e l'avere che non è il passaggio della clientela, ma è il passaggio del pensiero, in cui uno si dice questa cosa non la so o adesso non la posso fare per rispetto di chi ho davanti, faccio un passo indietro. Quindi questo è un po' per una chiarezza e quando la persona che ha scritto che io so chi è mi ha detto su questo profilo, è proprio nel dire sì sul profilo di Elena, e da dove nasce un po' questa cosa? Nel senso che io, e lo vedremo poi nella mia diretta di domani sera, ho uno studio associato integrato e lavoro con personale sanitario. Okay? Psicologi, neuropsichiatri, logopedista, psichiatri, afferiscono a quel mondo. Mi stanno facendo la testa così, e non posso fare gli screenshot per motivazioni di privacy, ma io tutti i giorni ho accesso, grazie a loro, anche avendo una mail dello studio, a webinar che il loro ordine nazionale, quindi faccio questa precisazione, che è il nostro CNOAS, ok? Mette a disposizione quotidianamente, al di là dell'OPL, che è l'Ordine degli Psicologi della Lombardia, webinar gratuiti, ma che durano anche ore. Non è la cosa mezz'oretta, ti dico due cose. Quindi questo secondo me è assolutamente significativo perché ti richiede un pensiero e un'organizzazione spazio-temporale, su cose di elevata complessità. Come l'elevata complessità. Chi ti... Chi ti ha Scusate, non ho messo modalità aerea, mia colpa, scusate. Niente, chi tiene la formazione? La gratuità, che non vuol dire scadenza, perché di solito questa associamo. Chi tiene la formazione? Ok? E l'altra è che cosa viene rilasciato al termine di questa formazione? Ok? Questi sono elementi che ne sento uno, ne sento due, ne sento tre, siamo a 5 settimane, io ad un certo punto non sono riuscita più a morsicarmi la lingua, per cui ne parlo con Elena e dico, ok,
Ok, ma Elena, è possibile che io, Sabrina, se voglia mettere la testa, devo farmi per forza i tuoi webinar? Che con tutto il bene che ti voglio, amore mio, ma lavoriamo insieme da un sacco di... Fra un po', tu non fai il muto, io so che cosa pensi. Perché mi passa i libri, perché mi passa le formazioni, perché c'è un dare e avere, quello che dicevo all'inizio. E quindi dico, mo, quando mi è arrivata questa mail delle 120 euro del rinnovo dell'iscrizione al nostro ordine Lombardia, perché so che ci sono ordini che chiedono molto di più, giusto? Sì. Ok, regioni che chiedono molto di più, dico, mo basta. E quindi nasce un po' l'idea di questa diretta. Sì, poi è vero che, Sabri, mi sembra, sì, io non so loro, però ad esempio tanti enti, non il nostro ordine, stanno ad esempio facendo dei corsi proprio sulla gestione di queste situazioni di emergenza, banalmente anche far capire ai colleghi come ci si deve rapportare con tutte quelle che sono le disposizioni rispetto ai servizi sociali, perché sono molto specifiche, molto dettagliate, come ci ha fatto vedere l'avvocato Maione ad esempio in una diretta. Sì. Sì, il mio problema in questo momento è l'aver perso quello che abbiamo sollevato un po', l'opportunità. L'opportunità del fatto che se io prendo tutti i comunicati scritti e anche l'intervista che ha fatto Gazzi l'altra sera a Sky TG24, se non l'avete vista andatevela a vedere, il termine comunità professionale è citato come dico io cazzo, c'è un intercalare ogni 30 secondi e poi sulla carta non c'è una rappresentazione che ci dice che cos'è. Quindi abbiamo perso dal mio punto di vista un'opportunità enorme, cosa che invece stanno facendo, e ripeto, gli psicologi, e mea culpa, e ho visto oggi anche un paio di cose sugli avvocati anche, di metterci un pensiero che sia nello stare qui, ma anche prognostico. E quindi quello che tu dicevi, Elena, è continuiamo a mettere un pensiero incalzante, un fare incalzante continuo, lasciato però alla buona volontà, perché io adesso, con tutto il rispetto, i miei parenti o conoscenti che vivono a Isola di Capo Rizzuto, che è un paesino così, voglio vedere che cosa fa e che cosa fa l'ente per quella povera assistente sociale. Allora, se siamo nel milanese, dove abbiamo aziende con sortili, e qui potremmo aprire una disquisizione, è logico che sono colleghi agevolati, perché hanno un pensiero dirigenziale, ma i piccoli comuni? Sì, in questo senso, ad esempio, io ho letto quello che ho visto l'intervista, e adesso lo dico perché sennò tra un po' mi arriva la denuncia, mia opinione personale, aria fritta, cioè non ho trovato nulla di diverso da quello che avrebbe potuto dire un qualsiasi professionista di qualsiasi, tra l'altro, professione. Cioè non ho trovato nulla di specifico, di unico, di interessante, di pratico, di operativo. Pensiero. Il nulla, aria fritta, mia opinione personale. Non è sentenza questo, giusto per intenderci. Dall'altra parte mi è arrivata sia questa proposizione del SUNAS, che è il sindacato, uno dei sindacati degli assistenti sociali, mi è arrivato quello da alcune colleghe, i quattro nodi propositivi per il dopo. La mia domanda è: ma se non siamo stati in grado, perché come dice Sabrina, io concordo con Sabrina, ormai siamo a 5 settimane, ma quando cazzo ci vogliamo arrivare? Quando iniziamo a mettere la testa? Ma se non siamo stati in grado di stare sull'oggi e sull'emergenza, come facciamo a essere in grado e pensare di essere così credibili da esserci sul dopo? Dal mio punto di vista, magari sarà un'analisi, come dire, politico-sociologica molto terra-terra, ma chi non è in grado di esserci oggi e di essere riconosciuto oggi come partner credibile, come può pensare di essere riconosciuto dopo? Io, guardate,
Ovviamente, io lo dico molto sinceramente perché, come anche Sabrina è stata sincera, noi non abbiamo difficoltà a fare a 15 km di distanza la stessa più o meno cosa, e la facciamo tutte e due con parecchi clienti. Tra l'altro, capita che io non abbia tempo, Lonelle non abbia spazio per nuovi clienti, diamo anche i nostri nominativi, sì, ma non è quello lo specifico della nostra, del nostro, diciamo, lavorare insieme come menti. Io ultimamente vedo tanti telegiornali per tenermi aggiornate, perché comunque lo vedo, ne vedo principalmente tre reti. Insomma, io continuo a vedere ovunque, e devo anche essere onesta, dicendo delle cose piuttosto sensate, sia i rappresentanti dell'ordine degli psicologi. Ieri su Sky TG24 c'era, non mi ricordo come si chiama, il presidente del nazionale degli psicologi. L'altro giorno era sulla Rai, o come diavolo si chiama, Rai 24. Poi vedo psicologi praticamente in tutti i telegiornali nazionali e negli orari clou. Io non ho mai visto negli orari clou, quindi quelli del pranzo e della cena fondamentalmente, per dircela in soldoni, e sulle reti nazionali più importanti in questo momento, degli assistenti sociali, né dell'ordine, e mi aspetterei di vederli, né altri. E dall'altra parte mi dico, e hanno ragione, a me scrivono, come scriveranno a te Sabri, soprattutto tu che lavori anche con l'ambito sanitario, tante colleghe che dicono: ma noi siamo negli ospedali anche noi, siamo nei reparti sanitari anche noi, siamo in prima linea anche noi, anche quelli dei comuni sono in prima linea, sì, perché lo sono, perché continuano ad andare in ufficio anche se magari non vedono un'utenza. Gli allontanamenti ci sono. Sì, sì, cioè, perché si parla solo di, e va bene, cioè è giusto parlarne, capiamoci, non è che dico devono parlare degli assistenti sociali e non degli altri, si parla di infermieri, medici e psicologi, punto. Perché c'è la regina Elisabetta che parla per tutti. C'è la regina Elisabetta, ecco, chi ha voglia, poi la metteremo a disposizione, perché stiamo impazzendo con queste registrazioni, scusateci, ma sta diventando un lavoro molto complesso. Giustina Pellumbi, che ha fatto una bellissima diretta sul lavoro sociale in Gran Bretagna, lei ci diceva proprio quanto in Gran Bretagna gli assistenti sociali siano ben visti, quanto siano valorizzati dalla cittadinanza e dal loro ordine, dalle loro associazioni, e ce ne ha dato prova la regina, no? Ha parlato dei care workers, tra l'altro, ancora più interessante, non ha parlato solo dei social workers, ha parlato dei care workers mettendo dentro anche tutti gli OSA, gli ASU, tutti quelli lì che si occupano delle persone a 360 gradi. E io lì mi dico: dove cacchio è il nostro ordine in questa cosa? Sabri, ci sei? Ragazzi, le dirette sono così. Ok, adesso Sabrina ritornerà, ne sono certa. Intanto leggo le vostre. È perché siamo un po' narcisisti, ma a me sembra che siamo più che narcisisti, siamo un po' masochisti, onestamente. Carissima, è vero, l'OPL si sta mettendo... ok, tu parlavi degli psicologi. È vero, l'OPL si sta mettendo in moto, però mi farebbe molto piacere poter frequentare webinar e formazioni multidisciplinari, perché è la professione di aiuto in rete multiprofessionale. Vabbè, puoi frequentare i nostri webinar. Noi abbiamo... abbiamo professionisti di varie estrazioni, cerchiamo di non farli solo noi, anche perché la mia faccia direi che dopo un po' stufa e stanca. Vediamo se Sabrina riesce a rientrare. Sì, tutte le dirette appunto che ho citato prima le trovate su questo canale. Vi ricordo che intanto che Sabrina... Eccola. Vi ricordo che anche i webinar del giovedì sono tutti in diretta. In diretta su Instagram. Figurati, succede Sabri, è così, è il bello della diretta. Non lo so, tu che... io non ho onestamente delle ricette, però quello che sento è che siamo sempre un passo indietro, non siamo mai in grado, anche quando potremmo esserlo,
Perché quando, adesso non mi ricordo chi ha scritto narcisisti, tu hai detto il tuo, io avrei risposto noi siamo degli esecutivi. Lei sa cosa? Credo che sia una psicologa però chi l'ha scritto, okay. Perché era okay. Insieme ad un commento precedente. Ah, okay. E magari... io avrei risposto siamo degli esecutivi, cioè nel pensiero comune noi siamo quelli che facciamo, che poi vengono tradotto come amministrativo, che viene tradotto come quello che esegue il provvedimento, ecco lui che fa. Ed è in questo momento noi abbiamo ripercorso la scia, noi siamo lì che qualcuno ci dirà cosa fare. L'unica comunicazione di che ne ho parlato, di cui è uscita, è con di 2 pagine e mezzo o 3 con scritto 4 cose, poi urgenza, 2 punti, che cos'è, cosa fare. Non c'era neanche una definizione condivisa di urgenza. Tu non mi puoi dire cosa fare e non pensi che tutti quelli che stanno leggendo quella cosa abbiano la loro idea. Certo, okay. Certo. Quindi siamo rimasti qua, siamo rimasti alla percezione individuale, dove chi può si arrangia e chi non può, vabbè. Ed è questa la cosa che in questo momento a me mi fa rabbia, che non abbiamo messo neanche un cappello sulle definizioni. E poi dopo tu mi chiedi 120 euro. Però... io non te li do in questo momento. E ti ho anche scritto, l'ho detto, ho mandato una email e ho detto anche se la volete io ve la faccio leggere perché non ho niente da nascondere. Io ho spiegato in una pagina perché mi sento, sono sentita... fortemente incazzata e tradita da questa richiesta con una semplice proroga al 31 di maggio, dove il pensiero non è economico, perché poi c'è tutta quella parte lì, per non fortuna, è certo. E c'è, perché penso chi è mai stato messo in casa integrazione, se al marito invece tu come assistente sociale devi andare a lavorare, magari preferisci dar da mangiare alla tua famiglia che pagheresti 120 o X euro. Quindi non è una questione economica, io ho spiegato che non è una questione economica, è una questione di che cosa ho indietro in questo momento. Se neanche voi state lavorando, io non pago un affitto alle sedi, io non pago altre cose. In questo momento non sono nelle condizioni di pagare perché non mi sento di avere niente in cambio per questa anno, per quest'anno. Io avrei voluto... Sì, scusami. No, avrei voluto delle cose concrete. Adesso banalmente, noi ci siamo già interfacciate e interrogate, ma sta cosa degli incontri protetti in Skype, io ho fatto supervisione a una quantità di colleghe che non hanno neanche la webcam. Sì. E stiamo parlando con tutto rispetto della Calabria, ma stiamo parlando del Veneto. O altri servizi del nord benestante. Per la Brianza, molti posti, non dico dove, della Brianza, hanno chiuso tutto. Non è che non hanno neanche preso in considerazione di farli. Allora, questo mi viene da dire, tu come ordine, stante che ce lo ha dimostrato Maione, che ha fatto il webinar su questa cosa, basta prendere le disposizioni, nelle disposizioni della Lombardia tra l'altro c'è scritto che si dovrebbero fare lo stesso in presenza, follia questa, ma va bene. Il Piemonte ha detto no in presenza, ma sì con i mezzi di comunicazione, bla bla bla, e tu ordine su questo non esci con delle disposizioni chiare e le mandi ai comuni e dici comuni vi attivate, perché è comunque diritto dei cittadini e degli utenti dei servizi avere questo servizio, perché è un diritto, non perché a voi vi viene voglia di farlo. Cioè, e poi cosa succederà? Che poi l'utenza si incazza con l'assistente sociale e ci manda questi cazzo di questionari sull'aggressività. Ecco. Esatto. Cioè, questo è proprio un filo, cioè abbiamo esposto dei colleghi a essere massacrati. Esatto. L'altro aspetto è che adesso io non mi ricordo più esattamente su che cos'è questo questionario. Come si sta organizzando ogni assistente sociale in questa situazione. Ecco, non è, anche questa roba io la trovo, scusate, una follia. Cioè, in una situazione di emergenza, e visto che parliamo di domini concettuali condivisi, abbastanza condiviso è l'idea di emergenza, cioè un evento imprevedibile che deve essere affrontato immediatamente, ora. L'emergenza poi a un certo punto nel nostro caso, soprattutto come servizio, è diventata urgenza, cioè visto che dura da tanto tempo, ok, quindi ci serve qualche giorno, la testa per un giorno ce la possiamo mettere, ma santo Dio, ma ci vuole tanto a pensare di organizzare, chiamiamole task force, chiamiamole come cacchio vi pare, chiamiamoli gruppi di lavoro sull'emergenza, perché siamo italiani, sulla tutela,
l'assistenza domiciliare, ci sono sindaci che hanno chiesto agli assistenti sociali di andare a casa delle persone perché non ci vanno gli ASA, perché sì, le cooperative, una task force con dei legali che dia delle risposte alle colleghe. Io mi trovo a sentire avvocati, perché ho la possibilità sì, di sentirli velocemente, per dare risposte a delle colleghe che nei loro comuni non hanno il supporto legale, perché le cooperative si rifiutano di fare dei servizi appaltati e loro non sanno come fare, anche persone che ne hanno estremo bisogno. Alcune non vengono neanche coinvolte nei COC, ad esempio, che sono i centri operativi comunali. Ci sono i responsabili, se sono assistenti sociali responsabili, bene, se non sono assistenti sociali, poi l'assistente sociale si trova a fare l'esecutiva. Ma ci voleva tanto, e ci metti 2 giorni a creare una task force di lavori assolutamente. Linee guida semplici, chiare, immediate, con ok, noi ai comuni come ordine chiediamo che nei COC ci sia anche l'assistente sociale che poi deve fare quella roba lì, che gli spazi neutri ci siano con tutte le bla bla bla, che ci sia la tutela, cioè quanto ci metti? Sì, sì, ma anche banalmente del aver messo in protezione, cioè che lo certo. Cioè, avete le mascherine? Sì, no, non esatto, nel questionario. E poi la cosa che non ha detto Elena, perché lei oggi è più polite di me, io invece no, è che tu mi fai fare i questionari dandomi crediti formativi. Sì, no, questo... Questo, io non cioè, ci sposto per l'ennesima volta. Cioè, questo è proprio il genitore che mal educa il bambino. Sì, sì. E io direi, io sono la prima, io non l'ho neanche fatto, mi sono proprio rifiutata e mi rifiuto di pensare, giuro, lo dico come giudizio, mi rifiuto di pensare che un professionista serio faccia quel questionario e ne prende crediti. Io invito oggettivamente tutti i professionisti che seguono la mia pagina e seguono quella di Sabrina a non fare questo questionario. Non facciamolo, perché onestamente i crediti per questa cosa sono una presa per il culo alla nostra capacità di decidere come formarci e come decidere di essere professionisti. Tu mi stai trattando come una deficiente. Io mi sento trattata così, onestamente. Assolutamente, sì. E poi è la situazione dell'addomesticamento. Sì. Quello è, io se fai il tuo letto, dopo vedi 5 minuti di cartone, che è la maleducazione, sì, di un genitore, sì, sì, adesso tu lo compili e io ti accontento. Poi a me guarda, che si faccia ricerca, ma la ricerca va fatta in un altro modo, in cui uno mette la testa nella compilazione. Certo, ad esempio poteva essere, vi do delle linee guida chiare, precise, quali sono i comuni che si sono organizzati, quali sono quelli che non si organizzano, come, e adesso Justina diceva che per curiosità stava guardando l'associazione degli AS in UK, in Gran Bretagna, sì, e ci sono proprio indicazioni concrete in ogni ambito per i social workers. Certo, certo. No, non stiamo giusto, Justina ci dice non state dicendo follie, grazie Justina. No, io anche non dico follie perché ho vissuto e ho lavorato come social worker a Londra, quindi conosco bene come loro funzionano, era già 2003-2005, quindi stiamo parlando di una vita fa, e per cui c'era una considerazione totalmente di pensiero, sì, oltre che sì, di tutela. Sì, sì. No, io, quindi che il fatto che tu faccia i webinar, quello che abbiamo detto all'inizio, perché è arrivato dopo, sullo spazio neutro, a me mi girano i coglioni, perché uno deve metterci il pensiero e di Elena, che per fortuna tu sei, e lo dico e non opinione ovviamente personale, sensata, di grande esperienza, ma domani c'è la Sabrina di turno che fa il webinar sullo spazio neutro e dico puttanate, e poi di chi è la responsabilità? Quando non c'è responsabilità neanche nel superiore, figuriamoci su un webinar. Ah, concordo, Poi io lo dico, tanto qua stiamo facendo, come dire, riflessioni. Io da assistente sociale, quindi da iscritta all'ordine, e tra l'altro lo dico, tanto lo sanno tutti, io sono assolutamente sfavorevole e contraria all'esistenza degli ordini professionali, capiamoci. Quindi, però tolgo di mezzo tutta questa roba. Stante che in un ordine devo stare, perché ci devo stare, non è mia scelta, alla casa in montagna, perché Sabrina almeno lei sta all'aria fresca.
dei problemi di connessione. Comunque, intanto andiamo avanti. Ecco, nel momento in cui devo stare in un ordine, perché devo, non posso fare altro, allora mi dico, io cosa voglio da quest'ordine? Perché mi piacerebbe che l'ordine non fosse autoreferenziale, ma che fosse un ordine che tiene in considerazione, scusate che cerco di aggiungerla, che tiene in considerazione che cosa desiderano, cosa vogliono, cosa è utile realmente ai loro membri. E io me lo sono chiesta che cosa voglio da questo ordine, per quanto vorrei non starci, ma non vorrei stare in nessun ordine, quindi la mia anarchia è assolutamente. Dovendo starci, cosa voglio da questo ordine? A me interessa la formazione, a me interesserebbe non tanto la formazione in generale, in questo momento specifico, che tutti i colleghi che sono in prima linea, e non sono io, lo dico sinceramente. E neanche io. Io non sono quella in prima linea, domanda che ci facciamo spesso. Allora, ci siamo. Prendiamo spunto da un post che è uscito oggi del Sunas, che credo abbia visto anche Sabrina. Delle riflessioni che faceva Sabrina. Allora, partirei prima. Io avevo due domande, Sabri. Mi sembra che tu sia molto focalizzata su una e forse io più sull'altra. Quindi, se vuoi, ci dividiamo un po' in questo senso e sentiamo cosa ne pensano gli altri. Okay. Una domanda che mi sembrava che era quella che ti facevi tu, vedendo anche che cosa sta facendo l'ordine degli psicologi della Lombardia, se non ho capito male, per gli psicologi è: che cosa sta facendo il nostro ordine in termini ampi, credo, regionale, nazionale, per gli assistenti sociali? La mia domanda è: che cosa sta facendo l'ordine in termini generali, regionali e nazionali, certo, per rendere visibile il lavoro degli assistenti sociali in questa situazione? Perché mi sembrano due sfaccettature, entrambe: da una parte cosa fa per la professione internamente e cosa fa per renderla visibile, comprensibile, come dire, darle il valore che ha questa professione, okay, anche in questo momento di crisi. Hai voglia di partire tu? Sì, facciamo prima un attimo un cappello. Allora, sì, anche perché si interfacciano le persone che seguono me, seguono te, è una cosa che diciamo sempre: tu hai una grossa fetta di professionisti, io ce ne ho molto meno, e ho tutta una parte più di genitori e di altro, in qualche modo non categorizziamo. No, e io li ho invitati lo stesso perché secondo me il remind è, siccome molti delle persone che mi seguono hanno a che fare con gli assistenti sociali, era dire: ascoltate per capire anche dei pezzi di lavoro che poi ricadono su di voi in maniera indiretta. Questo è importante. Sì. Io e Elena non lavoriamo insieme, perché questa è una domanda che mi viene sempre fatta da un punto di vista di cappello istituzionale, no? Io ho la mia partita IVA, Elena la sua, ma noi ci interfacciamo e ci intersechiamo tantissimo, e questo è quello che io e Elena continuiamo a dire rappresenta l'essere una comunità professionale, che è l'oggetto poi del lavoro di oggi. Questo è uno contro le male lingue del fatto che due che lavorano a 15 km di distanza non abbiano paura, pur occupandosi entrambe della stessa cosa, di fregarsi i clienti. No, anzi. Primo, per cui c'è una gratuità del dare e l'avere che non è il passaggio della clientela, ma è il passaggio del pensiero, in cui uno si dice: questa cosa non la so o adesso non la posso fare, per rispetto di chi ho davanti faccio un passo indietro. Quindi questo è un po' per una chiarezza. E quando la persona che ha scritto, che io so chi è, mi ha detto su questo profilo, è proprio nel dire sì, sul profilo di Elena, e da dove nasce un po' questa cosa, nel senso che io, e lo vedremo poi nella mia diretta di domani sera, ho uno studio associato integrato e lavoro con personale sanitario. Ok? Psicologi, neuropsichiatri, logopedista, psichiatra, afferiscono a quel mondo. Mi stanno facendo la testa così, e non posso fare gli screenshot per motivazioni di privacy, ma io tutti i giorni ho accesso, grazie a loro, avendo una mail dello studio, a webinar che il loro ordine nazionale, quindi faccio questa precisazione, che è il nostro CNOAS, mette a disposizione quotidianamente, al di là dell'OPL, che è l'ordine degli psicologi della Lombardia, webinar
gratuiti, ma che durano anche ore. Non è la cosa mezz'oretta, ti dico due cose, quindi questo secondo me è assolutamente significativo, perché ti richiede un pensiero e un'organizzazione spazio-temporale, certo. Su cose di elevata complessità. Come l'elevata complessità? Chi ti... Dimmi. Ok. Chi ti è niente? Non ho tolto, non ho messo modalità aerea, mia colpa, scusate. Okay. Niente, chi tiene la formazione? La gratuità, che non vuol dire scadenza, perché di solito questa associamo. Chi tiene la formazione? Ok? E l'altra è che cosa viene rilasciato al termine di questa formazione? Ok? Questi sono elementi che ne sento uno, ne sento due, ne sento tre, siamo a 5 settimane, io ad un certo punto non sono riuscita più a morsicarmi la lingua, per cui ne parlo con Elena e dico, ok, ma Elena, è possibile che io, Sabrina, se voglia mettere la testa, devo farmi per forza i tuoi webinar, che con tutto il bene che ti voglio, amore mio, ma lavoriamo insieme da un sacco di fra un po', tu non fai il muto, io so che cosa pensi, perché mi passa i libri, perché mi passa le formazioni, perché c'è un dare e avere, quello che dicevo all'inizio, e quindi dico, mo, quando mi è arrivata questa mail delle 120 euro del rinnovo dell'iscrizione al nostro ordine Lombardia, perché so che ci sono ordini che chiedono molto di più, giusto? Sì. Ok, regioni che chiedono molto di più, dico, mo basta. E quindi nasce un po' l'idea di questa diretta. Sì, poi è vero che, Sabri, mi sembra, se io non so loro, però ad esempio tanti enti, non il nostro ordine, stanno ad esempio facendo dei corsi proprio sulla gestione di queste situazioni di emergenza, banalmente anche far capire ai colleghi come ci si deve rapportare con tutte quelle che sono le disposizioni rispetto ai servizi sociali, perché sono molto specifiche e molto dettagliate, come ci ha fatto vedere l'avvocato Maione ad esempio in una diretta. Sì. Sì, il mio problema in questo momento è l'aver perso quello che abbiamo sollevato un po', l'opportunità. L'opportunità del fatto che se io prendo tutti i comunicati scritti e anche l'intervista che ha fatto Gazzi l'altra sera a Sky TG24, se non l'avete vista andatevela a vedere, il termine comunità professionale è citato come dico io cazzo, c'è un intercalare ogni 30 secondi e poi sulla carta non c'è una rappresentazione che ci dice che cos'è. Quindi abbiamo perso dal mio punto di vista un'opportunità enorme, cosa che invece stanno facendo, e ripeto, gli psicologi, e mea culpa, e ho visto oggi anche un paio di cose sugli avvocati anche, di metterci un pensiero che sia nello stare qui, ma anche prognostico. E quindi quello che tu dicevi, Elena, è continuiamo a mettere un pensiero incalzante, un fare incalzante continuo, lasciato però alla buona volontà, perché io adesso, con tutto il rispetto, i miei parenti o conoscenti che vivono a Isola di Capo Rizzuto, che è un paesino così, voglio vedere che cosa fa e che cosa fa l'ente per quella povera assistente sociale. Allora, se siamo nel milanese, dove abbiamo aziende consortili, e qui potremmo aprire una disquisizione, è logico che sono colleghi agevolati, perché hanno un pensiero dirigenziale, ma i piccoli comuni? Sì, in questo senso, ad esempio, io ho letto quello che ho visto l'intervista, e adesso lo dico perché sennò tra un po' mi arriva la denuncia, mia opinione personale, aria fritta, cioè non ho trovato nulla di diverso da quello che avrebbe potuto dire un qualsiasi professionista, di qualsiasi, tra l'altro, professione. Cioè non ho trovato nulla di specifico, di unico, di interessante, di pratico, di operativo. Pensiero. Il nulla, aria fritta, mia opinione personale. Non è sentenza questo, giusto per intenderci. Dall'altra parte mi è arrivata sia questa proposizione del SUNAS, che è il sindacato, uno dei sindacati degli assistenti sociali, mi è arrivato quello da alcune colleghe, i quattro nodi propositivi per il dopo. La mia domanda è:
ma se non siamo stati in grado, perché come dice Sabrina, io concordo con Sabrina, ormai siamo a 5 settimane, ma quando cazzo ci vogliamo, scusate, quando cazzo ci vogliamo arrivare, quando iniziamo a mettere la testa, ma se non siamo stati in grado di stare sull'oggi e sull'emergenza, come facciamo a essere in grado e pensare di essere così credibili da esserci sul dopo? Dal mio punto di vista, magari sarà un'analisi, come dire, politico-sociologica molto terra-terra, ma chi non è in grado di esserci oggi e di essere riconosciuto oggi come partner credibile, come può pensare di essere riconosciuto dopo? Io, guardate, ovviamente, io lo dico molto sinceramente perché, come anche Sabrina è stata sincera, noi non abbiamo difficoltà a fare a 15 km di distanza la stessa più o meno cosa, e la facciamo tutte e due con parecchi clienti, tra l'altro. Capita che io non abbia tempo, non abbia spazio per nuovi clienti, diamo anche i nostri nominativi, sì, ma non è quello lo specifico della nostra, del nostro, diciamo, lavorare insieme come menti. Io ultimamente vedo tanti telegiornali per tenermi aggiornate, perché comunque lo vedo, ne vedo principalmente tre reti. Insomma, io continuo a vedere ovunque, e devo anche essere onesta dicendo delle cose piuttosto sensate, sia i rappresentanti dell'ordine degli psicologi. Ieri su Sky TG24 c'era, non mi ricordo come si chiama, il presidente del nazionale degli psicologi, l'altro giorno era sulla Rai, o come diavolo si chiama, Rai 24, poi vedo psicologi praticamente in tutti i telegiornali nazionali e negli orari clou. Io non ho mai visto negli orari clou, quindi quelli del pranzo e della cena fondamentalmente, per dircela in soldoni, e sulle reti nazionali più importanti in questo momento, degli assistenti sociali, né dell'ordine, e mi aspetterei di vederli, né altri. E dall'altra parte mi dico, e hanno ragione, a me scrivono, come scriveranno a te Sabri, soprattutto tu che lavori anche con l'ambito sanitario, tante colleghe che dicono, ma noi siamo negli ospedali anche noi, siamo nei reparti sanitari anche noi, siamo in prima linea anche noi, anche quelli dei comuni sono in prima linea, sì, perché lo sono, perché continuano ad andare in ufficio anche se magari non vedono un'utenza. Gli allontanamenti ci sono. Sì, cioè, perché si parla solo di, e va bene, cioè è giusto parlarne, capiamoci, non è che dico devono parlare degli assistenti sociali e non degli altri, perché si parla di infermieri, medici e psicologi, punto. Perché c'è la regina Elisabetta che parla per tutti. C'è la regina Elisabetta, ecco, chi ha voglia, poi la metteremo a disposizione, perché stiamo impazzendo con queste registrazioni, scusateci, ma sta diventando un lavoro molto complesso. Giustina Pellumbi, che ha fatto una bellissima diretta sul lavoro sociale in Gran Bretagna, lei ci diceva proprio quanto in Gran Bretagna gli assistenti sociali siano ben visti, quanto siano valorizzati dalla cittadinanza e dal loro ordine, dalle loro associazioni, e ce ne ha dato prova la regina, no? Ha parlato dei care workers, tra l'altro, ancora più interessante, non ha parlato solo dei social workers, ha parlato dei care workers mettendo dentro anche tutti gli OSA, gli ASU, tutti quelli lì che si occupano delle persone a 360 gradi. E io lì mi dico, dove cacchio è il nostro ordine in questa cosa? Sabri, ci sei? Ragazzi, le dirette sono così. Ok, adesso Sabrina ritornerà, ne sono certa. Intanto leggo le vostre. È perché siamo un po' narcisisti, ma a me sembra che siamo più che narcisisti, siamo un po' masochisti, onestamente. Carissima, è vero, l'OPL si sta mettendo... ok, tu parlavi degli psicologi. È vero, l'OPL si sta mettendo in moto, però mi farebbe molto piacere poter frequentare webinar e formazioni multidisciplinari, perché è la professione di aiuto in rete multiprofessionale. Vabbè, puoi frequentare i nostri webinar. Noi abbiamo...
abbiamo professionisti di varie estrazioni, cerchiamo di non farli solo noi, anche perché la mia faccia direi che dopo un po' stufa e stanca. Ecco, no, vediamo se Sabrina riesce a rientrare. Sì, tutte le dirette appunto che ho citato prima le trovate su questo canale. Vi ricordo che intanto che Sabrina, oh, eccola, vi ricordo che anche i webinar del giovedì sono tutti in diretta su Instagram. Scusate. Figurati, succede Sabri, è così, è il bello, no, della diretta. Bello della diretta. Non lo so, tu che io non ho onestamente delle ricette, però quello che sento è che siamo sempre un passo indietro, non siamo mai in grado, anche quando potremmo esserlo. Perché quando, adesso non mi ricordo chi ha scritto narcisista, tu hai detto il tuo, io avrei risposto noi siamo degli esecutivi. Lei sai cosa? Credo che sia una psicologa però chi l'ha scritto, okay. Perché era insieme ad un commento precedente. Ah, ok, io avrei risposto siamo degli esecutivi, cioè nel pensiero comune noi siamo quelli che facciamo, che poi vengono tradotto come amministrativo, che viene tradotto come quello che esegue il provvedimento, ecco lui che fa. Ed è in questo momento noi abbiamo ripercorso la scia, noi siamo lì che qualcuno ci dirà cosa fare. L'unica comunicazione di che ne ho parlato, di cui è uscita, è con di 2 pagine e mezzo o 3 con scritto 4 cose, poi urgenza, 2 punti, che cos'è, cosa fare. Non c'era neanche una definizione condivisa di urgenza. Tu non mi puoi dire cosa fare e non pensi che tutti quelli che stanno leggendo quella cosa abbiano la loro idea. Certo, okay. Certo. Quindi siamo rimasti qua, siamo rimasti alla percezione individuale, dove chi può si arrangia e chi non può, vabbè. Ed è questa la cosa che in questo momento a me mi fa rabbia, che non abbiamo messo neanche un cappello sulle definizioni. E poi dopo tu mi chiedi 120 euro. Però io non te li do in questo momento. E ti ho anche scritto, l'ho detto, ho mandato una email e ho detto anche se la volete io ve la faccio leggere perché non ho niente da nascondere. Io ho spiegato in una pagina perché sono sentita fortemente incazzata e tradita da questa richiesta, con una semplice proroga al 31 di maggio, dove il pensiero non è economico, perché poi c'è tutta quella parte lì, per non fortuna, è certo. E c'è, perché penso chi è mai stato messo in casa integrazione, se al marito invece tu come assistente sociale devi andare a lavorare, magari preferisci dare da mangiare alla tua famiglia che pagaresti 120 o X euro. Quindi non è una questione economica, io ho spiegato che non è una questione economica, è una questione di che cosa ho indietro in questo momento. Se neanche voi state lavorando, io non pago un affitto alle sedi, io non pago altre cose. In questo momento non sono nelle condizioni di pagare perché non mi sento di avere niente in cambio per questa anno. Per quest'anno io avrei voluto, sì scusami, no avrei voluto delle cose concrete. Adesso banalmente noi ci siamo già interfacciate e interrogate, ma sta cosa degli incontri protetti in Skype, io ho fatto supervisione a una quantità di colleghe che non hanno neanche la webcam. Sì. E stiamo parlando con tutto rispetto della Calabria, ma stiamo parlando del Veneto o altri servizi del nord benestante. Beh, la Brianza, molti posti, non dico dove, della Brianza, hanno chiuso tutto. Non è che non hanno neanche preso in considerazione di farli. Allora, questo mi viene da dire, tu come ordine, stante che ce lo ha dimostrato Maione, che ha fatto il webinar su questa cosa, basta prendere le disposizioni, nelle disposizioni della Lombardia tra l'altro c'è scritto che si dovrebbero fare lo stesso in presenza, follia questa, ma va bene. Il Piemonte ha detto no in presenza, ma sì con i mezzi di comunicazione, bla bla bla, e tu ordine su questo non esci con delle disposizioni chiare e le mandi ai comuni e dici comuni vi attivate, perché è comunque diritto dei cittadini e degli utenti dei servizi avere questo servizio, perché è un diritto, non perché a voi vi viene voglia di farlo. Cioè, e poi cosa succederà? Che poi l'utenza si incazza con l'assistente sociale e ci manda questi cazzo di questionari sull'aggressività. Ecco. Esatto. Cioè, questo è proprio un filo. Cioè, abbiamo esposto dei colleghi a essere massacrati. Esatto. L'altro aspetto è che adesso io non mi ricordo più esattamente su che cos'è questo questionario. Sì, la
ma come si sta organizzando ogni assistente sociale in questa situazione? Ecco, non è anche questa roba, io la trovo, scusate, una follia. Cioè, in una situazione di emergenza, e visto che parliamo di domini concettuali condivisi, abbastanza condiviso è l'idea di emergenza, cioè un evento imprevedibile che deve essere affrontato immediatamente, ora. L'emergenza poi a un certo punto nel nostro caso, soprattutto come servizio, è diventata urgenza, cioè visto che dura da tanto tempo, ok, quindi ci serve qualche giorno, la testa per un giorno ce la possiamo mettere, ma santo Dio, ma ci vuole tanto a pensare di organizzare, chiamiamole task force, chiamiamole come cacchio vi pare, chiamiamoli gruppi di lavoro sull'emergenza, perché siamo italiani, sulla tutela. L'assistenza domiciliare, ci sono sindaci che hanno chiesto agli assistenti sociali di andare a casa delle persone perché non ci vanno gli ASA, perché sì, le cooperative, una task force con dei legali che dia delle risposte alle colleghe. Io mi trovo a sentire avvocati, perché ho la possibilità, sì, di sentirli velocemente, per dare risposte a delle colleghe che nei loro comuni non hanno il supporto legale, perché le cooperative si rifiutano di fare dei servizi appaltati e loro non sanno come fare, anche persone che ne hanno estremo bisogno. Alcune non vengono neanche coinvolte nei COC, ad esempio, che sono i centri operativi comunali, ci sono i responsabili, se sono assistenti sociali responsabili bene, se non sono assistenti sociali poi l'assistente sociale si trova a fare l'esecutiva. Ma ci voleva tanto, e ci metti due giorni a creare una task force che lavori assolutamente. Linee guida semplici, chiare, immediate, con ok, noi comuni come ordine chiediamo che nel COC ci sia anche l'assistente sociale che poi deve fare quella roba lì, che gli spazi neutri ci siano con tutte le bla bla bla, che ci sia la tutela, cioè quanto ci metti? Sì, sì, ma anche banalmente del aver messo in protezione, cioè che lo stesso. Cioè, avete le mascherine? Sì, no, non chiedetelo nel questionario. E poi la cosa che non ha detto Elena, perché lei oggi è più polite di me, io invece no, è che tu mi fai fare i questionari dandomi crediti formativi. Sì, no, questo io non ci sposto per l'ennesima volta. Cioè, questo è proprio il genitore che mal educa il bambino. Sì, sì. E io direi. Io sono la prima, io non l'ho neanche fatto, mi sono proprio rifiutata e mi rifiuto di pensare, giuro, lo dico come giudizio, mi rifiuto di pensare che un professionista serio faccia quel questionario e ne prenda i crediti. Io invito oggettivamente tutti i professionisti che seguono la mia pagina e seguono quella di Sabrina a non fare questo questionario. Non facciamolo, perché onestamente i crediti per questa cosa sono una presa per il culo alla nostra capacità di decidere come formarci e come decidere di essere professionisti. Tu mi stai trattando come una deficiente. Io mi sento trattata così, onestamente. Assolutamente, sì. E poi è la situazione dell'addomesticamento. Sì. Quello è, io se fai il tuo letto, dopo vedi 5 minuti di cartone, che è la maleducazione, sì, è un genitore, sì, sì. Adesso tu lo compili e io ti accontento. Poi a me interessa che si faccia ricerca, ma la ricerca va fatta in un altro modo, in cui uno mette la testa nella compilazione. Certo, ad esempio poteva essere, vi do delle linee guida chiare, precise, quali sono i comuni che si sono organizzati, quali sono quelli che non si organizzano, come, e adesso Justina diceva che per curiosità stava guardando l'associazione degli AS in UK, in Gran Bretagna, sì, e ci sono proprio indicazioni concrete in ogni ambito per i social workers. Certo. No, non stiamo giusto, Justina ci dice non state dicendo follie, grazie Justina. No, io anche non dico follie perché ho vissuto e ho lavorato come social worker a Londra, quindi conosco bene come loro funzionano, era già 2003-2005, quindi stiamo parlando di una vita fa, e per cui c'era una considerazione totalmente di pensiero, sì, oltre che sì, tutela. Sì. No, io, quindi che il fatto che tu faccia i webinar, quello che abbiamo detto all'inizio, perché è arrivato dopo, sullo spazio neutro, a me mi girano i coglioni, perché uno deve metterci il pensiero di Elena, che per fortuna tu sei
e lo dico e non è opinione ovviamente personale, sensata, di grande esperienza, ma domani c'è la Sabrina di turno che fa il webinar sullo spazio neutro e dico puttanate, e poi di chi ha la responsabilità? Quando non c'è responsabilità neanche nel superiore, figuriamoci su un webinar. No, concordo, Poi io lo dico, tanto qua stiamo facendo, come dire, riflessioni. Io da assistente sociale, quindi da iscritta all'ordine, e tra l'altro lo dico, tanto lo sanno tutti, io sono assolutamente sfavorevole e contraria all'esistenza degli ordini professionali, capiamoci. Quindi, però tolgo di mezzo tutta questa roba. Stante che in un ordine devo stare, perché ci devo stare, non è mia scelta, alla casa in montagna, perché Sabrina almeno lei sta all'aria fresca. Ci senti? No, io credo che Sabrina abbia dei problemi di connessione. Comunque, intanto andiamo avanti. Ecco, nel momento in cui devo stare in un ordine, perché devo, non posso fare altro, allora mi dico, io cosa voglio da quest'ordine? Perché mi piacerebbe che l'ordine non fosse autoreferenziale, ma che fosse un ordine che tiene in considerazione, scusate che cerco di aggiungerla, che tiene in considerazione che cosa desiderano, cosa vogliono, cosa è utile realmente ai loro membri. E io me lo sono chiesta che cosa voglio da questo ordine, per quanto vorrei non starci, ma non vorrei stare in nessun ordine, quindi la mia anarchia è assolutamente, dovendo starci, cosa voglio da questo ordine? A me interessa la formazione, a me interesserebbe non tanto la formazione in generale, in questo momento specifico, che tutti i colleghi che sono in prima linea, e non sono io, lo dico sinceramente. E neanche io. Io non sono quella in prima linea, sono in prima linea perché apro il computer, parlo con le famiglie che litigano in continuazione, faccio quello che facevo prima in studio. Ma io non sono in prima linea, io mi sento profondamente offesa dal nostro ordine per tutti coloro che stanno in prima linea, perché non mi sentirei supportata in niente per niente. E allora mi chiedo, ma perché tu ordine, che hai a disposizione, e qua arrivo anche alla riflessione che faceva Sabrina, tu hai a disposizione persone con una competenza enorme, che probabilmente avrebbero anche lavorato gratuitamente in questo momento, perché se a me l'ordine avesse chiamato, figurati se chiamano me, avesse chiamato Sabrina per lavorare su linee guida sugli spazi neutri, in 2 giorni le avevamo fatte. Anche con altri professionisti, in 2 giorni, 4 incontri fatte le linee guida per aiutare i colleghi ad andare dai loro, dalle loro cooperative, sì, dai loro comuni, dicendo si fa così, sì, punto. Sì. Perché non lo si fa? Perché sono sempre le stesse persone, tra l'altro? Perché non si è diventati propositivi in questo? Perché non ci è stato chiesto niente in questo? Questa è la cosa che mi fa incazzare. Poi, io concordo con Sabrina, a me onestamente, fossi in una persona, va bene, ci sono le cose online di Elena, ma a parte che palle sempre Elena, che dopo un po' ha scassato, ma inoltre io mi occupo e noi portiamo come assistente sociale privato un certo tipo di argomenti. Io sull'ospedale non so una mazza, se troviamo qualcuno che fa un webinar parlando dell'ospedale, ma tanto volentieri, ma non posso mettere su un corso sull'assistenza sociale in ospedale nella fase di emergenza. Un ordine, certo, può, certo, un ordine può farlo, ha la, certo, forza per farlo, ha i soldi per farlo. E hai meccanismi veloci, perché nel momento che tu parli di ospedale o facendo di tutta una parte sanitaria, tu non puoi fare niente senza sentire l'Istituto Superiore di Sanità. Appunto. Allora, lo sento io, Sabrina, ci metto 700 mesi in questo. Esatto. Quindi esatto, è la tempestività, no, dell'utilizzare le relazioni istituzionali o personali per arrivare in tempo. Esatto. E poi mi chiedo, ma se io che sono da sola, non ho niente alle spalle, ho il mio lavoro, quello dei miei collaboratori che sono 3, fine, riusciamo a investire tempo e soldi, perché investiamo anche soldi in tutto, certo, questo lavoro gratuito, certo, se noi ce la facciamo e facciamo una diretta al giorno, un webinar la settimana gratuito, ma porca la miseria, ma quanti sono i consiglieri degli ordini? Quanti soldi c'ha l'ordine? Ci abbiamo messo 130.000 euro in una fondazione
per questa roba qua. Ma è possibile che non si possa fare un prodotto di qualità uscendo, tra l'altro, lo dico in maniera molto polemica, uscendo dalle logiche amicali e, diciamo così, dei soliti noti, e facendo dei prodotti online di qualità davvero per la contingenza e l'emergenza attuale? Non una persona che sta lì alla scrivania a leggere, come sono quelli che sono stati ora dall'ordine. Certo. Ma se ci riesco io, che ho la forza di un girino. Ma sì, però è quello che dicevamo, Elena, c'è il pensiero. E uno, come dire, in questo momento, e lo diciamo, no? In cui ci sentiamo meno esposte perché non abbiamo la paura, no? E questo vuol dire tantissimo. Dobbiamo metterci il pensiero, e noi lo dobbiamo fare perché in questo momento invece ha anche una paura dell'essere lì presente, e noi lo dobbiamo a loro. Certo. Noi ci mettiamo il pensiero, ma se tu non te ne fotti un cazzo perché tanto il tuo stipendio lo prendi, perché è questa la differenza, e io sono la prima, e mi dispiace che abolirebbe il lavoro nel dipendente. Io sono la prima, e qua ci sono studi fatti da gente più altolocata, il signor Fiat Marchionne ha scritto tanto e ha lasciato tanto in testamento, vi dico, andatevelo a leggere, a vederli, tutte le cose rispetto al significato del lavoro dipendente, che cosa vuol dire. Ecco, bisogna metterci il pensiero, bisogna metterci il pensiero. Sì, sì. Francesca diceva che rispetto al questionario, lei l'ha fatto sperando di trovare realmente uno spazio in cui esprimere un'opinione. Purtroppo non è stato assolutamente così, non aveva alcun senso. Francesca, tu fortunatamente, mi viene da dire, guardiamola in positivo, fortunatamente ci sono persone che ancora sperano che l'ordine faccia qualcosa di sensato. No. Poi ragioneremo sul codice deontologico, perché ho solo iniziato a leggerlo, ma potremmo avere una bellissima sorpresa per tutti. Non è possibile, ti dico, Elena, perché erano ogni volta quattro risposte multiple già date, credo forse l'ultima fosse altro. Quindi spazio di pensiero zero. Poi mi piacerebbe capire se, io non l'ho fatto, ti giuro non lo farò, se come quello sull'aggressività, dove, come dici tu, neanche si declinava cosa si intendesse per aggressività, quindi ognuno secondo, no, non secondo me, io ho sentito colleghe che hanno scritto che uno era aggressivo perché gli aveva dato della stronza. Quello che ha tentato di incendiarmi, cosa dovevo scrivere? Vedi tu. Comunque, questa sarebbe stata un'occasione d'oro per far capire a tutti l'importanza degli assistenti sociali, come è stato fatto per gli infermieri. Invece vedo che siamo lasciate da sole a fronteggiare tutto. Sono assolutamente d'accordo. Io lavoravo in ospedale all'inizio dell'emergenza, come libera professionista. Potete immaginare quanto sia stato difficile gestire la situazione senza avere i pareri e linee guida da seguire. Immagino. Poi come libera professionista probabilmente ancora di più. Peggio. Esatto. Però io vedo colleghe che non sanno come andare dalle loro cooperative, nei comuni, a dire si fa così o si fa così, perché magari sono anche giovani, un po' inesperte, e quindi sono anche un po', come dire, non hanno magari un supporto di qualcuno che dice senti, si fa in questo modo qua, lo argomenta. E averlo da parte di un ordine è quello che serve. Quindi noi ci aspettavamo queste robe qua. Io mi aspettavo anche, ecco, magari in questa occasione di trovare una formazione da fare anch'io. Sì, sì. Perché poi... Sì, sì, io quello che sono riuscita a fare lavorando nella sanità molto e con molti ospedali, negli ospedali in cui lavoravo sono riuscita a scrivere delle linee guida, a darle agli assistenti sociali, farli condividere con i due reparti che sono quello Covid e quello in cui lavoro, che è ostetricia e ginecologia. Lì siamo riusciti a scrivere delle linee guida, ma adesso ve ne dico una proprio banale. Era il passaggio di informazioni tra il fine vita e la morte, che non sono la stessa cosa né in termini giuridici. Ok, chi faceva che cosa e che quindi come si comunicasse ai familiari il fine vita e la morte, entro quanto, cioè, che sono adesso cazzate. No, ma servono quelle, secondo me, serve proprio quello. Ma chiamano veramente dei punti di riferimento del chi chiamava, perché siamo passati a informare della morte a giorni. Perché se c'è un assistente sociale che può anche in remoto avere accesso al sistema informatico del reparto Covid o della nascita e saper che cosa dire, come dirlo, quando dirlo. Cioè, queste era, bisognava fare dei webinar su sta roba qua. Sì, perché sì, ci lavoriamo. Anche ad
ad esempio sull'utilizzo della tecnologia. Cioè, quello che dicevo io prima di Skype, e intendevo parlando questo. Parlando in una diretta che abbiamo fatto con Francesca, che lavorando in comune poneva tutta una serie di questioni, tantissime domande del tipo: ah, ma io come? Ma io non posso farlo perché potrei usare solo WhatsApp. Sì. Ma perché puoi usare solo WhatsApp? A parte che si può togliere il numero, a parte che non esiste solo WhatsApp, cioè, allora ti faccio un decalogo di tutti i mezzi che esistono e ti metto a disposizione anche di tutte quelle persone che non sono dal punto di vista tecnologico evolute. Ti dico che Skype, che esiste Zoom, che esiste Appear, ti dico tutto, così tu sai quale scegliere. Oggi l'Ordine degli Avvocati, ho visto, ha fatto un webinar su questa, su due programmi che loro hanno per gestire le udienze a distanza. Se tu quali dici no, ma siamo mica rincoglionito, no, c'è un'ora per vedere questi due programmi, così chi sa, chi non sa, e la giustizia ha deciso di usare quei due sistemi e che tutti se uniformino, punto. Certo. Cioè, ad un certo poi come, cioè, come tutte le cose lo fai basic, perché sai che, guarda, oggi lo vedevo al telegiornale questo servizio che diceva quanto noi siamo arretrati dal punto di vista delle apparecchiature, dei device, però parlava proprio di computer, non solo, perché se parliamo di telefonini voglio vedere, però diceva che praticamente non mi ricordo qual è la percentuale di famiglie che neanche ha un computer a casa, che neanche ha la wireless a casa, o che ha una connessione. Ora, ma si può fare con lo spot di un telefonino, e il telefonino, lo smartphone, non vorrei dire che ormai ce l'hanno tutti, ma quasi. Allora, parti dalle basi, poi quel webinar lo faranno il 30% dei tuoi iscritti invece che il 70%, ma chi se ne frega, tu sei arrivato a quelli che non, con due robe iscritte arrivi anche a quelli che non aprono neanche Zoom, ma che guardano solo la mail. Cioè, a me sembra una tale banalità che mi stupisce anche il fatto che dobbiamo trovarci nel 2020 qua a parlare del fatto che dal nostro ordine ci saremmo aspettate certe cose. Soprattutto pensando che è un ordine che non è fatto da ottantenni, onestamente. Quindi mi lascia ancora più perplessa, ancora più demotivata e demoralizzata, onestamente. Ok, sì, i commenti sono questi. Esatto, Sabrina, il questionario era formato nel modo descritto da te, non avevamo dubbi. Diciamo che ho imparato a stare. È pazzesco. Dire sempre cose di cui sono certa, ecco, diciamolo. No, io sono molto arrabbiata in questo momento, quindi ovviamente non era solo una questione di far polemica, ma è veramente metterci la testa, che ognuno di noi scriva, che ognuno di noi ne parli con altri colleghi e che ne nasca un pensiero costruttivo. Quello che mi sento di dire adesso è: fate i webinar di Elena per quanto riguarda la professione sociale, e fate i webinar dell'OPL se siete della Lombardia, perché sono fatti veramente, veramente bene. Non comprensibili, non facili, questo lo devo dire, non sono facili. Cioè è evidente che c'è un tessuto che tu devi conoscere, ovviamente ognuno poi segue quelli più vicini a sé, perché la cosa che hanno fatto gli psicologi è questo, cioè se tu sei sistemico, vram, se tu segui l'MDR sul trauma, tram. Cioè se tu segui, per esempio sugli adolescenti, Elena, sugli adolescenti io li seguo perché mi tartassano le mie colleghe, ma veramente sono di una... alcuni sono anche commoventi, perché è evidente che c'è un sapere per aver fatto e un pensiero costruttivo, cioè loro sono sul dopo. Certo. Questo fa che, come ieri, prima seconda pagina del Corriere, è i quattro punti sulla strutturazione psicologica del dopo. Esatto. Come se dopo lavoreranno solo gli psicologi e voi nei comuni darete reddito di cittadinanza, cioè darete i soldi, punto. Ma infatti io non so se tu, io oggi prima di fare, perché appunto volevo verificare se le mie percezioni fossero poi oggettive o meno, sono andata a fare una ricerca su Google dei vari giornali, e quindi vedere gli articoli di giornale che sono usciti che parlassero degli assistenti sociali, pochi, di giornali prevalentemente territoriali, quindi non, e o di qualcuno che parlava di noi o di qualche collega che aveva scritto un pezzo o interviste, sì, come quello che è uscito su Me Tomorrow, dell'intervista che ho fatto io. Punto. Sì.
cioè non una roba di contenuto del sì. tipo, ok, adesso ti dico come si affronterà la povertà, perché aumenterà la povertà in X e si potrebbe affrontare in questo modo, concretamente, pratico. Le persone per chiedere questo potranno venire da noi e chiedere a BCD quali sono le richieste che puoi portare al servizio, tutte queste. Cioè, non c'è niente di tutto questo. No. Io non ho trovato niente di contenuto. No, è come se si aspettassero disposizioni dall'alto, che quindi sì. sia governo, ministero e poi giù a cascata, e quindi tu sei l'esecutivo di disposizioni altre. Sì. Punto. La logica sì. in cui si va è questa. Probabilmente la tua lettura è adeguata, sì, sì. Non riusciamo ad uscire da quel paradigma. No. Degli esecutori, questo no. è un grosso problema per sì. noi, oggettivamente, sì. enorme problema, sì, sì. E adesso che abbiamo, cioè ci siamo dati questa botta di vita rispetto all'ordine, poi a me, posso dirvelo sinceramente, che meno l'ordine fa di qualità sulla formazione, a me più vantaggio mi danno, perché alla fine della fiera di online non c'è niente. L'ordine non si spende e qualcosa i colleghi, soprattutto quelli che ci hanno voglia, dovranno fare. Certo. Io ho sempre detto, quando l'ordine mi, come dire, visto che tanto questa, Sabri, lo sai e lo diciamo a chi ci segue, ma lo sanno anche loro, ovviamente verrà vista come un attacco, come una polemica sterile, perché c'è poca possibilità di vedere il confronto e anche lo scontro per certi aspetti. Sì, però io aspetto che mi venga detta questa cosa. Cioè, finché se la dicono tra di loro, certo, ma io spero che mi venga detta, perché adesso noi avevamo mezz'ora, ma se io mi dovessi trovare davanti a loro, con tutto rispetto a chi ci sta ascoltando, argomenterei in maniera molto diversa, cioè porterei numeri, dati, porterei aspetti qualitativi, quantitativi, non che adesso non si possa fare, ma dovremmo costruirla in maniera sicuramente diversa, ma sì, anche rispetto alle persone che ascoltano. Certo. Quindi io spero che ci venga detto che rompiamo i coglioni, lo spero. Guarda, io li ho rotti talmente tante volte per tante cose che, devo essere onesta, ne abbiamo parlato sia io e Sabrina, ne abbiamo parlato, io un po' mi sono stancata, devo essere proprio, mi sono stancata, perché ho la sensazione, non di cercare di cambiare le cose, ma ho la sensazione che il nostro ordine sia sempre più autoreferenziale, sempre più un dinosauro. Sono stata contenta, ad esempio, che sono cambiate un po' in meglio, ad esempio, le linee guida sulla formazione online. Sono lì a guardare, io ve lo dico, spulcio tutti i corsi che vengono accreditati, perché questa, secondo me, la correttezza e il rispetto della qualità è fondamentale. E quindi io sto lì a guardare tutto e poi rompo le palle per tutto, poi ognuno le rompe su certe cose. Ma è importante, cioè è importante, secondo me, ecco, però, che noi, e non io e Sabrina, che siamo, come dire, voi sapete la logica del capo espiatorio, no? Quando all'interno di un gruppo c'è uno o due che rompono i coglioni, si fanno fuori gli altri. Esatto, tutti gli altri stanno zitti, tanto ci sono loro che vanno sempre avanti, no? E loro poi diventano quelle facili da attaccare, e vi assicuro che a un certo punto non diventa più così tanto facile essere sempre lì in prima linea. Quindi sarebbe opportuno che, come diceva Sabrina all'inizio, tutti iniziassimo a far sentire la nostra voce, ma non con lamentele, tutti scrivendo mail, come ha fatto Sabrina, come ho fatto io in passato, portando dati, argomentando, facendo proposte, tutti però. Questo sarebbe veramente importante. Io lo ripeto, questi 120 euro non li pago, e aspetto che ad oggi, non mi ho scritto giovedì, ad oggi non hanno ancora risposto. Se ci sarà bisogno, l'avvocato col quale lavoro nel mio studio scriverà, perché questa cosa io non ho intenzione di farla passare. Ma allora scusa, io però faccio una proposta. Allora, tu mandi a noi la mail, cioè la metti sui tuoi social, la facciamo girare, tutti ci scusate, ma oggi non mi vengono le parole, sono un po' rincoglionita, e tutti ci facciamo promotori, tutti quelli che desiderano, ovviamente, di farla girare il più possibile e di mandare la stessa identica mail. Cioè, mandiamo tutti una mail identica, uguale. Credo che l'unica cosa che cambi sia il costo regionale. Vabbè, certo, sì, dove costa 150, dove costa 100, perfetto. Mandiamo tutti la stessa. Io mi faccio assolutamente portavoce di questa cosa nel farla girare il più possibile.
E poi ragioniamo sul fatto di fare sì una class action. Perché no? Che non è, io concordo con Sabrina, io non faccio fatica in questo momento a pagare 120 euro, per quanto mi piacerebbe capire dal nostro ordine come pensano di supportare noi professionisti, che non saremo tantissimi, no? Però quelli messi in cassa integrazione magari non saranno tanti, quelli delle cooperative, che molti avranno lo stipendio decurtato in maniera importante, certo, soprattutto, certo, nelle regioni del sud. Quelli che magari, come dire, quelli a partita IVA che non vedranno un soldo perché, sì, non vanno a lavorare, sì, quelli messi in ferie forzate, insomma, tutta questa roba qua. Quelli come me o come Sabrina, che il problema, io ad esempio, non ce l'ho adesso, ce l'avrò tra 6 mesi. Quando le commesse di lavoro non arrivano più, le cose che dovevano finire finiscono, non è entrato nessun lavoro, io riprenderò, l'ho detto già altre volte, a lavorare veramente a inizio 2021. Come ci supportano? Io come la pago la formazione per acquisire i crediti? Perché questa è la domanda anche. Come la pago quella formazione lì? Io che faccio la formatrice a mia volta, e per poter fare una formazione di qualità mi devo formare in maniera ancora più elevata degli altri? Chi ci supporta anche a noi liberi professionisti, a quelli che lavorano in cooperative, che si vedono decurtato lo stipendio, non si sa per quanto, tra l'altro. Certo. Perché poi, certo, anche questo, no? Gestire, certo, l'incertezza del, certo, non poter programmare nulla davvero. Sì, ma che l'incertezza fa bene nel momento in cui uno ha un pensiero lungimirante. Certo. Il fatto della prevenzione, venire prima, è proprio questo. Tu metti in atto un pensiero lungimirante, che è quello che ci viene chiesto tutti i giorni in ufficio, certo, di valutare nelle situazioni l'evolversi. E non abbiamo chi ci dirige, che ci dice, ok, io metto in campo queste condizioni, le cose cambieranno, non le facciamo. Non c'è neanche questo. No, non c'è. No, assolutamente. Sara dice, sul Covid ci sono, per operatori sanitari e tecnici, un corso gratuito, dell'Istituto Superiore. Dell'Istituto Superiore di Sanità. Ma certo, ma questo è assolutamente fondamentale, quello che dicevo prima. Nulla, e anche se vi dovete informare, i siti sono due, salute.gov e Istituto Superiore di Sanità. Tutto il resto è che sono cazzate. Questi sono i due siti che dovete guardare. Ve lo dico lavorando tutti i giorni in supervisione al personale sanitario, e quindi... non può uscire niente che non siano linee guida, è quello che dicevamo all'inizio, cioè io ed Elena ci metteremmo 700 mesi a fare delle cose, mentre l'ordine avrebbe i contatti diretti con l'Istituto Superiore di Sanità, con il Ministero, con. Sì, sì. È questo che stiamo sprecando del tempo, è questa, sì, l'intenzione, cioè del dire, sì, che noi mettiamo la buona volontà, ma il, certo, risultato non raggiunge né efficienza né efficacia. È vero. E io vi invito a fare, tra l'altro, visto che abbiamo parlato altre volte, per crearvi delle competenze, delle conoscenze, vi invito a farli anche se non lavorate in ospedale, anche se non lavorate nella sanità. È comunque un apprendimento, è una chance, è un'opportunità in questo momento. Allora, sinceramente apprezzo molto, oddio, aspettate, apprezzo molto questa riflessione sull'ordine. Ho appena cominciato a lavorare presso un comune e sinceramente mi aspettavo un supporto da parte dell'ordine, invece nulla. Guarda, noi 20 anni che ce l'aspettiamo. Ho già pagato l'ordine, ma sono pienamente d'accordo sulla proposta. Fa niente, anche se uno ha già pagato, la può mandarla lo stesso. Assolutamente. Non c'è nessuno. Noi... Perché quello che, no, soprattutto è la cosa importante che mi sento di dire, non so Elena, è che non chiediamo a voi di esporvi nel commettere qualcosa che non sappiamo quali sono le ricadute. Cioè, io non pagandolo non so se domani il CNOS mi scrive e mi dirà, guarda che se non lo fai entro tot ti succederà questa roba qua. Quindi io non vi sto chiedendo di esporvi rispetto all'azione, ma rispetto al pensiero. Ok, se poi mi rispondono e mi diranno che cosa succede, questo ve lo farò assolutamente sapere, ecco. Certo. Poi ti risponderà quello della Lombardia, perché il CNOS ti dirà che non è di sua competenza il pagamento della Io propria. Ho fatto rispondi a chi mi ha inviato la mail, che era il CNOS. Ah sì? Mi sembra di sì. Vabbè, questa ce la facciamo fuori tu ed io, perché secondo me no. No? Ce l'ha mandato il regionale. Adesso riguardo. Perché è di competenza del regionale il pagamento. Poi il regionale versa la sua quota al CNOAS. E anche qua mi verrebbe da dire l'altra cosa.
Ma i nostri consiglieri, non quelli regionali che prendono poco una cippa, diciamocelo, poveretti, ma i consiglieri regionali, nazionali e il nostro presidente. Il presidente prende 3.000 euro al mese e i consiglieri regionali, se non ricordo male, 800 al mese, tenendosi la maggior parte del loro lavoro, quindi è un impatto aggiuntivo e ovviamente oltre tutte le spese. Quindi è previsto per i ministri, vuoi che non sia previsto? Allora, ecco, troverei che sarebbe anche molto carino che fosse istituita, decurtandosi una parte di quel dello stipendio che prendono, io chiamo stipendio, si chiama in un altro modo ma fa niente, per supportare magari tutta una serie di attività a favore di quelli che sono veramente in prima linea, di quelli che ad esempio, non so, assistenti sociali che si sono ammalati, non lo so, mi sembrerebbe una cosa molto carina, onestamente. Non serve tanto, però anche qua la testa, il pensiero, l'attenzione per la comunità professionale, sennò, come diceva Sabrina, la si chiama comunità, ma alla fine ci frega poco un cazzo degli altri, detta molto così, scusate la scurrilità, ma abbiamo deciso che tanto è il mio modo di essere. Quindi, non lo so, siccome tutti ci stiamo mettendo del nostro, facendo queste dirette, perché voglio dire, banalmente è vero, rispondo anche a una polemica che mi è stata fatta, che io lo faccio per guadagnarci, ma non so, cioè, ma voi andate a lavorare per che cosa? Per la gloria? No, non è vero, lo fai in una prospettiva di guadagno, perché non è detto che questo no, ma... esatto. E questa non è da poco, invece, perché tendenzialmente gli imprenditori fanno le cose facendo un bilancio, no, prima del consuntivo, quindi non è... Però mi dico, ma se io, tu, tante altre persone, perché io so che ci sono colleghe che stanno facendo ore in più di lavoro non pagate e se ne stanno sbattendo altamente, mentre magari in passato si lamentavano, adesso se ne stanno sbattendo. Ma allora mi dico, ma cavoli, ma forse non sarebbe opportuno che l'esempio fosse dato dall'alto? Cioè, Sabrina è genitore, io no, no, io ci lavoro solo con i genitori, con i bambini. Ma l'esempio non dovrebbe arrivare dall'alto? L'esempio non dovrebbe arrivare da chi rappresenta, non dal basso in continuazione? Questa è la teoria. Io questo mi aspetto, l'esempio. Perché è stato facile. Stanno lavorando. Così. L'abbiamo detto, è stato facile o facile? Non lo so, comunque abbiamo fatto tanti video in passato, aumentarsi gli stipendi. Però io vorrei vedere una bella differenza. Sì. Io non la sto, come l'abbiamo detto, non la sto proprio vedendo, ci speravo proprio tanto, onestamente, ma tanto. Sì. Tantissime ore in più, è aperto il COC, mi chiamano tutte le ore anche nei festivi. Sì, però devo dire, secondo me, e grazie alle colleghe che sono nei comuni, che si stanno veramente sbattendo tanto, in questo momento, in queste emergenze, io credo che essere disponibili, che non vuol dire appunto essere a disposizione, come più volte dico io, di che dice Sabrina, essere disponibili sia dovuto. Sì. Non credo che ci sia da star lì a segnare le ore, ecco. Sono d'accordo. Cioè, è proprio la natura, che non è la carità. È proprio il pensiero che c'è che muove poi quell'azione. Quell'azione, quello che diciamo in questo momento è che non è aumentato il lavoro, è aumentata la complessità. E quello che prima facevamo in un tiro su una telefonata, adesso non è così. E quindi la complessità aumenta automaticamente il tempo. Ma se la finalità è quella, prendiamoci il tempo necessario. Allora, io, se sei d'accordo, chiuderei con questa notizia che ci dà Sara, che perfino Conte si è ridotto del 20% lo stipendio. Sì. Gli hanno detto tutto, proprio tutto. Ma tutti i grossi imprenditori, cioè ci sono testi su questa cosa, sì. Magari glieli possiamo mandare, quelli dell'ordine. Bisogna vedere se... Io sto aspettando che qualcuno mi risponda a questa mail. Ma tu aspetta! La prenderemo in esame, come si fa? No, è vero! Io voglio... Guarda che tra due minuti finisce l'ora e quindi ci stoppa. Siccome ci sono, noi non parliamo solo per chi sta lavorando, ma stiamo parlando anche per i futuri assistenti sociali, di cui non sanno un cazzo di quello che gli succederà
giugno, luglio, agosto, settembre rispetto all'esame di Stato. Esatto. La richiesta di pagare la quota. Quando magari dicevamo per vivere, magari vanno anche a fare la commessa in questo momento. Per cui cosa faccio? Studio, non studio, pago, non pago? Cioè non c'è un pensiero prospettico, anche solo del dire non sappiamo. Sì, e tra l'altro posso dirti che si stanno attivando tanto, perché noi ad esempio stiamo vendendo tanti corsi per la preparazione dell'esame di Stato, perché ci dicono adesso abbiamo tempo. Quindi dare delle risposte a queste persone credo che sia, hai ragione, dovutissimo. Sì, sì. Anche sì. Perché ti bruciamo la fiducia al nascere, vi siete giocati la generazione futura. Ma tanto sai, chiudiamo, l'ordine non avrà mai problemi di avere clienti. Però potremmo fare come in questo caso, poi andarci a prendere dall'estero i professionisti? Non lo so, ma però ci potremmo fare una riflessione su queste cose. Domanda offerta, il mercato è quello lì, eh? Sì, 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 sì. Allora, io intanto ringrazio Sabrina e le devo delle dirette, quindi Sabri, se vuoi fare delle dirette sul tuo canale, ovviamente scrivimi, sono assolutamente a disposizione. Non interessa dove, l'importante no, è... lo so, però insomma, è ovvio che se c'è qualcosa si fa insieme, assolutamente sì. Ciao. Allora, domani seguite Francesca e Erika per il sostentamento famiglie. Che io non ho messo niente, quindi vado avanti loro, perché almeno a me non mi vedete per un giorno e mi riposo. Ciao tesoro.